Ciao a tutti, io sono Palmi e io sono Bart. Bentornati nel nostro let's play di Pokémon Leggenda Arceus. Che bello Bart, dove andiamo? Finalmente ad esplorare l'acquitrino vermiglio. Eh sì, dobbiamo andare a vedere cosa è successo a Ursaluna. Sì, e incontrare Genaria, la caposquadra che se ne occupa. Esatto, perché se ricordate bene amici, Maru è venuta a chiedere aiuto al Team Galassia. Sì. E Sauron ha dato l'incarico a noi. Esatto. Che bello, una nuova avventura. E oltretutto sono proprio curiosa di vedere che cosa è successo a questo Pokémon. Acquitrino vermiglio. Ed eccoci all'acquitrino vermiglio, questa zona brulica di Pokémon che utilizzano il veleno. Mi hanno informata della tua prossima missione, le rovine Flemma sono da quella parte. Quanto a me, non mi è dato sapere dove e quando apparirà la prossima distorsione spazio-temporale. Sarebbe utile se la mappa desse qualche indizio, ma per ora esplorerò l'acquitrino. Le distorsioni spazio-temporali sono delle aree pericolose in cui appaiono potenti Pokémon. Se avrai il coraggio di avventurarti al loro interno, potresti imbatterti in Pokémon e strumenti rari. Sì, nelle distorsioni spazio-temporali, a parte i tanti strumenti rari, si possono trovare dai 2 ai 5 Pokémon rari. Wow, fantastico! Speriamo di incontrarne una allora. Sì, questi Pokémon rari sono anche gli starter, quindi potremmo ottenere sia Rowlet che Cyndaquil. Ah, bello! Sentiamo, cosa dice l'ave? Mi affido a voi due per le ricerche e mi raccomando, mettetecela tutta! Ma senza strafare, sia ben chiaro. Se i Pokémon selvatici dovessero farvi tribolare, andate all'area allenamento e chiedete alla Pilla di insegnare mosse potenti ai vostri Pokémon. Partiamo per le rovine Flemma. Ok, andiamo. In quest'area, come ha detto Laven, ci sono molti Pokémon di tipo veleno e anche di tipo erba. Vediamo il primo Pokémon che è Budyu, che è di tipo erba veleno. Ha un attacco e una difesa speciale molto elevati. La sua evoluzione, Roselia, e poi ancora dopo, Roserad, è veramente molto potente e ve la consiglio. Quindi potrebbe essere nella nostra squadra? Sì, sarebbe proprio un buon Pokémon. Ha un attacco speciale veramente elevato. Ok, mi piacerebbe. Ok, ne abbiamo già preso uno, ma per sicurezza ne prendiamo 2. Giusto, per essere un po' sicuri per la natura, come mi sta insegnando Bart. Sì, in questa zona, a parte Budyu, non ci dovrebbe essere altro in questa erba. E io direi di andare avanti per ora verso le rovine e poi esploreremo più intensamente dopo. Perfetto. Qua c'è Carnivine, che è un Pokémon di tipo erba puro. Sì. E anche se molti ve lo sconsiglierebbero, io non ve lo sconsiglio troppo, perché comunque così male non è. Ok. È un attaccante misto, quindi ha sia attacco che attacco speciale, può usare. E quindi non è del tutto un brutto Pokémon, anzi, può essere anche utile. E vediamo se riusciamo a catturarlo. Catturato! Siamo sempre più vicini alle rovine, vero Bart? Sì. Eccoci qua. Alle rovine. Chissà chi incontreremo. Come sarà fatta questa Genaria? Ok, prima vorrei solo controllare se Golbat può imparare. No, che okay, non può imparare niente. Era per sicurezza. Perché pensi che adesso ci sfiderà? Volevi essere pronto? Mi preparo per una lotta. Ok. Sono Genaria, una dei capitani del Team Perla. Oibò, possiedi il flauto Memordei.
Presumo sia tu il giovinotto capitombolato qui dallo squarcio spazio-temporale. In carne e ossa. Già. Mi è giunto all'orecchio ciò che si dice sul tuo conto. Dicono tu abbia placato Cleavor. Suppongo che il tuo intervento abbia salvato non pochi, ma non vi era davvero una soluzione migliore? D'altronde, non hai fatto altro che mettere a tacere un Pokémon con la forza, mi sbaglio? Per giunta, mi dicono tu sia solito usare quegli arnesi chiamati Pokéball per catturare Pokémon. Se è questa la condotta del Team Galassia, lungi da me chiederne il supporto. Lo stesso vale per il Team Diamante. Quella ragazza, Maru, si è offerta di aiutarmi, ma è fuori discussione. Orsù, vai per la tua strada. Molte incombenze richiedono la mia attenzione, non posso trattenermi oltre. Bart, voglio verificare di che pasta è fatto colui che ha placato un Pokémon Re. Va bene. Lottando con te potrei comprendere una minima parte della potenza dei Pokémon regali. Parte la risfida contro Etero della ditta Ginkgo. Ok. Manda in campo il suo Togepi. E noi il nostro Lazio? Sì. Vediamo un po'. Allora, usiamo... usiamo fulminenti, così dovremmo fare un bel po' di danno. Wow, un bel colpo. Lui ritira Togepi dalla lotta e manda Gible. Gible. Che carino questo Pokémon, Bart. È uno pseudo leggendario. Guardalo lì. Cioè, non Gible, Garchomp, che sì, sarà la sua evoluzione finale, è di tipo Drago Terra ed è uno pseudo leggendario. Wow! È molto forte la catena, è molto forte Gible e la sua catena evolutiva. E vediamo allora come se la cava il nostro Lazio. E ve la consiglio tanto, è molto veloce, è un attacco altissimo, una velocità e un attacco altissimo. Ne hai mai trovato uno, Bart? Non si trova in queste zone. Ah. Si trova più avanti nel gioco. Mandiamo Duot. Ecco il nostro Duot. Usiamo acqua gettolo rapido, così possiamo attaccare due volte. Ok, quindi un'altra mossa. E usiamo acqua gettolo normale. E l'abbiamo sconfitto. Lui rimanda il Togepi di prima. Usa il suo bacio e recupera vita. Ottima tattica. Vediamo di usare aereo assalto. Forte il nostro Duot. E lui riassorbe. Continua a curarsi con assorbi bacio. Esatto. Usiamo... Ah, abbiamo due attacchi, quindi possiamo usare... No, ho sbagliato. Vabbè. Devo usare danza spada rapida. Mi sa che ci siamo andati KO. Eh sì, siamo andati KO. Dovevo usare danza spada rapida. E adesso chi possiamo mandare, Bart? Mandiamo Golbat. Il nostro Golbat gigantesco. Mandiamo Morso. Ok, e ne usiamo. Ne possiamo usare anche un altro potente, però proviamo. Vediamo un po' cosa succede. Tecnica potente e sconfitto. Brutto colpo. Quindi i brutti colpi aumentano il danno dell'attacco. Ok. E sono casuali, c'è una percentuale. Oh, hai un talento sopraffino nel dare indicazioni ai tuoi Pokémon. È stata una lotta dilettevole. Che abilità incredibile! Permettimi di rimettere in sesto i tuoi Pokémon.
Credo sia opportuno affidare a te la ricerca della lastra di pietra sottratta alla signora Gennaria. Lastra di pietra? Proprio così, amico mio. Una porzione della lastra di pietra, custodita presso le rovine Flemma, è stata rubata. Hai mai sentito parlare delle tre sorelle brigantesse? Sono causa di frequenti perdite economiche, persino per la ditta Ginko. La signora Gennaria si sta prodigando per recuperare la lastra, ma come potrai immaginare, la veneranda età di 99 anni le pone dei limiti. Che ne dici? Saresti così gentile da recuperarla per conto suo? Va da sé che ti assisterò nell'impresa. D'altronde, il sottoscritto è ancora indignato per via della merce perduta a causa di quelle tre. E non sia mai che la passino liscia dopo aver saccheggiato le rovine, è imperdonabile. Mi sovviene giusto di aver visto i resti di un fuoco da campo presso la base dell'acquitrino. Che abbia a che fare con questa faccenda? Ok, quindi una nuova missione. Sì, ok. Dobbiamo andare a trovare queste brigantesse, giusto? Sì. Che hanno rubato questa lastra a Gennaria, che ho scoperto avere 99 anni, Bart, ma non li dimostra affatto. È quasi centenaria. Ok, quindi andiamo a cercare questi resti di un fuoco? Sì. Tu sai già dove andare, Bart? Laggiù. Ok. Ecco qui il fuoco da campo. Ci sono resti di un fuoco da campo. Qualcuno deve essere stato qui. Chi va là? Da come cammini, sembri abituato a muoverti in questi ambienti. Se sei qui, puoi avere un unico scopo: acciuffare noi, le più grandi ladre della storia. Sorelle, presentiamoci a dovere. Glielo dobbiamo, visto il miserabile destino che l'aspetta. E sia. Io sono Floris, la maggiore delle sorelle, bella e fiorente come una rosa al mattino. Rara e sfuggente come l'iride nel cielo, io sono Riris, la secondogenita. Preziosa e nobile come l'oro eternamente brillante, io sono Doris, la più giovane. Siamo le tre brigantesse, le inafferrabili sorelle Florido. Sorelle, lasciate che lo sistemi io, la pallottolerò in un secondo. Vai, Toxicroak, avvelenali un po' la vita. Ok, parte la sfida con Doris, brigantessa, che manda in campo Toxicroak, di tipo veleno lotta. Ve lo consiglio molto, ha un attacco speciale, abbastanza alti, quindi è un attaccante misto ed è anche abbastanza veloce. Noi abbiamo Golbat, usiamo Aerosolio. Quella. Che ha un super efficace. Esatto, non mi veniva la parola. E usiamo Raffica. Perfetto, grande il nostro Golbat. Fine lotta. Non mi va molto a genio questo risultato, ma sempre meglio che zappare per il Team Galassia. Maledetto Team Galassia! Viene a rompermi le uova nel paniere anche dopo che ho lasciato il pollaio. Prenditi questa dannata lastra, basta che ti togli di torno. Hai ottenuto un pezzo di lastra. Pezzo di lastra, parte di una lastra originaria delle rovine Flemma. Vi sono incisi simboli simili a lettere. Ci sembrava preziosa perché aveva delle scritte sopra e tutto. E invece è solo una cianfrusaglia della malora. Tanta fatica per niente.
Dimmi, perché ci cercavi? Per aiutare Orsaluna. Darsi tanto da fare per qualcun altro. Che animo nobile, sono commossa. Peccato però che non siano affari nostri. Non abbiamo tempo da perdere noi. Siamo già troppo occupate a sopravvivere. Inoltre ho un conto in sospeso con il Team Galassia. Un conto di lacrime e sangue che farò pagare anche a te, non dimenticartelo. Mi viene in mente quella vecchia poesia. Sotto il dolce sole dei giorni di primavera, perché i fiori cadono come anime in pena? Ok, Bart, okay. Abbiamo appena affrontato le tre brigantesse. E ora dobbiamo tornare a... da Genaria. Etelo e Genaria. Speriamo che Genaria cambi idea su di noi adesso. Va bene. Che si faccia aiutare. Torniamo. Torniamo. Ok, eccoci qui alle porte delle rovine Flemma. E intanto io, off camera, sono andato dalla Pilla e ho insegnato anche delle mosse ai nostri Pokémon. Quindi ora Golbat ha Vela in Croce e Riassalto. Dato che aveva una natura decisa, ho pensato fosse giusto dargli delle mosse fisiche e non speciali. Proprio perché la natura decisa aumenta l'attacco e diminuisce l'attacco speciale. Poi ho insegnato tutti i morsi a Lax, quindi ora Arrogodenti di tipo fuoco, Gelodenti di tipo ghiaccio, Morso di tipo buio e Fulmindenti di tipo elettro. Quindi Luxray è forte contro tantissimi tipi ora, grazie a tutti questi morsi. E poi ho insegnato Funesto Vento a Sarevia, così se si trova contro un Pokémon di tipo spettro può usare Funesto Vento. E dato che a Sarevia le mosse di tipo spettro sono inefficaci, è molto utile. Bene. Ed eccoci qui da Genaria. E anche Etelo mi sa che deve dirci qualcosa. Bart, noto che hai recuperato la lastra di pietra, i miei complimenti. Mi rendo conto che molti considerano la signora Genaria inflessibile e dai modi anacronistici. Ma devi capire che ha dedicato al Team Perla tutta la sua vita, di certo non priva di fatiche. Ha trascorso i suoi verdi anni qui a Isui, riponendo la propria fede nel sommo sinno. Più che provare odio per il Team Diamante o il Team Galassia, possiamo dire che nutre un attaccamento eccessivo per il Team Perla. Caro Bart, ti prego di placare Ursaluna. Ne va dei miei affari. Non posso certo commerciare in simili condizioni. Ok, andiamo da Genaria. Di nuovo qui. E a che pro, giovanotto? Io rimango del medesimo avviso. Il pezzo di lastra. Oibò. Ti sei dunque adoperato per recuperare il pezzo di lastra? E perché mai avresti fatto ciò per una perfetta sconosciuta? Desideri a tal punto placare la collera di Ursaluna? Ci puoi giurare. Non ho mai incontrato nessuno che tenesse a Ursaluna quanto me. Su, consegnami il pezzo di lastra, da bravo. Ecco fatto, rimessa a nuovo. Ok, qua c'è una frase nell'alfabeto unknown che ora ci tradurranno. Fammi leggere cosa vi è inciso. Tutte le vite ne incrociano altre per creare qualcosa di nuovo, qualcosa di vivo. Ma certo, ciò che riporta questa iscrizione non è poi così dissimile dal modo in cui le nostre strade si sono incrociate per recuperare la lastra, non trovi? È un messaggio che ho letto numerose volte nel corso della mia vita, ma solo ora posso dire di averlo compreso appieno. Che anche ciò sia parte del volere del sommo sinno? Qual è il tuo nome, giovanotto? Bart? Necessito del tuo supporto per soccorrere Ursaluna. Ursaluna è indubbiamente adirato, ma sembra non abbia ancora perso del tutto il controllo.
Somministrandogli una medicina, dovremmo riuscire a fargli recuperare il senno. Far lottare tra loro i Pokémon va al di là delle mie capacità e della mia comprensione. Ma tu, Bart, tu sei senza dubbio la persona adatta per questo incarico. Il luogo prediletto di Ursaluna è l'altopiano Melmoso. Raggiungimi lì non appena avrai terminato i preparativi. Ok, è ora di andare all'altopiano Melmoso per incontrare Ursaluna. Che emozione! Sono anche contenta che abbiamo guadagnato la fiducia di Genaria. Sì. Ma cos'era? Un Pokémon, forse? Ora che ci penso, Etelo mi aveva riferito di alcune incisioni simili a lettere sulle pareti delle rovine Flemma. Quindi è possibile che si tratti di una specie di Pokémon con molteplici forme? Ho avuto una grande idea, Bart. Aggiungerò al tuo Pokédex una pagina speciale in merito a questo curioso Pokémon. Gli appunti a non sono stati aggiunti al Pokédex. Ma che storia è questa? Sulla pagina che ho appena aggiunto ci sono già dei simboli? Simili a lettere. Inoltre, mi è parso di sentire il tuo Arceus Phone poco fa. Cosa vorrà mai dire tutto questo? Premi il pulsante Y mentre visualizzi la copertina del Pokédex per aprire una pagina degli appunti. Aiutandoti con i misteriosi messaggi in codice, potrai catturare gli Anoun nascosti nella regione. Gli Anoun respingono le Partner Ball grazie a un potere misterioso, impedendoti di lottare con loro. Gli Anoun sono dei tipi di Pokémon che compongono un certo alfabeto, se catturati tutti. E ci ha aggiunto questa pagina di appunti apposta per questo Pokémon. Perfetto. Quindi andiamo nell'altopiano Melmoso. Continuiamo sì. Il nostro viaggio. Prima vediamo solo i Pokémon perché abbiamo catturato un Roselia e un Rans. Eccoli qui. Roselia di tipo erba e veleno e ha anche una natura favorevole. Io direi per ora di metterla al posto di Beautifly, dato che abbiamo tanti Pokémon di tipo volante. Abbiamo Golbat, Beautifly e Staravia. Va bene. Che ne dici? Sono d'accordo con te, Bart. Ok, e poi abbiamo anche preso Ralts. Ralts che cos'è? Un Pokémon di tipo psicofolletto che si evolve in Kirlia e poi a livello 30 in Gardevoir, di tipo psicofolletto con un attacco speciale molto elevato che vi consiglio. Se maschio come questo, con la pietra arbore, quando in Kirlia si può evolvere in Gallade. Che bello questo Che invece Pokémon. Ha un attacco molto alto. Molto carino. E per il tipo folletto assume il tipo lotta. Ok. Poi c'è anche Croagunk che è di tipo veleno lotta misto che vi ho consigliato prima. Ok, andiamo avanti. Intanto si è fatta notte e ci sono i Pokémon notturni in quest'area. Come i Ghastly, Pokémon di tipo spettro, l'evoluzione. L'ultimo stadio evolutivo che sarà non mi viene il nome in mente ora, che attiverà più avanti. Sì, comunque ha una velocità e un attacco speciale altissimo, uno dei Pokémon migliori di prima generazione. Bene. Si evolve tramite scambio. Se riuscite a ottenere questo Pokémon ve lo consiglio veramente tanto. Quindi vorresti metterlo in squadra? Gengar, ecco Gengar. Gengar, ci è venuto il nome. È di tipo spettro veleno, un typing meraviglioso che ve lo consiglio molto come Pokémon. Sarebbe molto bello da mettere in squadra. Al posto di chi, Bart? Probabilmente abbiamo ancora due tipi volanti, quindi al posto di Staravia. Ok. Vediamo velocemente se c'è uno fatto bene di natura. Ma sì. Ok, intanto proviamo a catturare. Sto Ghastly è preso. Ok. Andiamo a vedere molto velocemente. Diciamo che ne abbiamo catturati già due senza troppe difficoltà, che è una cosa positiva. Andiamo. Ecco qui Pokémon. E vediamo. Ecco qui tre Ghastly. Ah, tre.
Non proprio, dovremmo catturarne altri, perché non hanno proprio una bella natura. Ok, beh, direi che tanti ce n'è. Sì. Se riusciamo a non farci vedere. Allora, ci ha visto, proviamo a usare una palla di fango. Ok, indebolito. E una peso quella da dietro. Vediamo. Uno è preso. Quindi ne abbiamo già catturati 4. Abbassiamoci. Ok, non c'è nulla. Guarda, dice che ne abbiamo catturati di notte 4 su 5. E per la missione 5 su ne 5. Dobbiamo catturare 5. E ora 6. Ed ora ancora 1. E allora così completiamo. Intanto abbiamo completato 5 su 5. Esatto. Ok. Vediamo se completiamo anche l'altra missione. Dai. Preso. Sì. Sì. Perfetto. E ci sarà anche una natura favorevole? Speriamo a scoprirlo. Sì. Eccolo qui. Vediamo questo qui, fatto molto bene. Vediamo questo. Livello 20? No. Quindi va bene questo qui. Allora, come mai? Di una natura che gli aumenta la velocità e gli diminuisce l'attacco. Dato che lui è un attaccante speciale, sì, ed è molto veloce, un aumento della velocità e una diminuzione dell'attacco che tanto non userà è perfetta. E quindi entra nella nostra squadra al posto di Starevia? O Ponita, tu cosa preferisci? Tu come mi hai spiegato, volanti. Ah, abbiamo già altri volanti, quindi possiamo togliere Starevia. Ok. Perfetto. E si va all'altopiano melmoso a meno che non incontriamo altri nuovi Pokémon. Ok. Andiamo. Guarda Palmi, un Pokémon alfa. Proviamo a prenderlo? E certo. Cioè a sconfiggerlo, perché credo sia di livello 45, quindi è molto alto. Tra l'altro lassù ho visto una fiammella. Perfetto, dopo la andiamo a prendere. Non lo catturiamo? Sì, non lo catturiamo, però proviamo a sconfiggerlo, perché comunque il livello 45 non lo potremo usare. Ok. Allora, ma usiamo Velo in croce, che è super efficace. Sì, va, Velo in croce. Vediamo quanto gli facciamo. Va bene, modesto. Non che riesce dice? A muoversi. Ok. E usa sonnifero. Ok. Proviamo a usare un'altra Velo in croce. E l'abbiamo portato a metà vita. Vedo. Oh, il nostro Golbat non ha più energie. Andiamo a Ponita. E proviamo Ruota Fuoco, che è super efficace. Tamru è un Pokémon che vi consiglio molto. Attaccante misto, soprattutto speciale, e resistente. Molto resistente nella parte fisica. Quindi ha una resistenza fisica altissima. È per questo che Golbat e Ponita non ne hanno fatto molto. Ora proviamo. Non saprei chi mandare. Proviamo a mandare l'Axio con Rovodenti. Ok. Con Gelodenti. Provo Gelodenti perché c'è la possibilità di assiderarlo. Vediamo un po' se lo mandiamo KO. Quasi. Batti terra. E anche il nostro Laxio non ha più energie. E mandiamo Roselia, nuovo il membro. Nostro nuovo membro della squadra. Vediamo un po'. Ok, proviamo a usare un veleno spina potente. Speriamo che basti. Vediamo. No, ah, forse l'avvelenamento però conclude. Mi sa che l'avvelenamento conclude. Ok. E già. Eccolo. Ebbene. Ok, quindi diamo pure la caramella. Gastly può imparare una nuova mossa. Sì, ok. Roselia sale di livello. Pian piano arrivano anche loro ai livelli dei nostri Pokémon. Vediamo, gestisce mosse. Ah, non l'ha imparata direttamente. Veleno Shock mi sa. Ecco qui un bellissimo typing, come ho già detto, spettro veleno, a sgomento veleno gas e sciagura veleno shock. Sciagura e veleno shock sono due buone mosse, quindi soprattutto veleno shock perché fa 65, ma il danno provocato raddoppia se avvelenato.
Il bersaglio. Se il nemico è avvelenato, il danno. Quindi una combo può essere tossina, che non abbiamo ancora. Tossina e veleno shock, così fa il doppio del danno. Perfetto. Ok. Quindi continuiamo ad avvicinarsi. Ah no, prendiamo prima la fiammella. Ed eccoci sul nostro Weirdir a cercare questa fiammella. Visto che dobbiamo fare il giro per prenderla, quindi da qui dobbiamo prendere il ponte e fare il giro. Ok. Ricordiamo ai nostri amici che ne dobbiamo prendere ben 107. Allora le prenderemo tutte, giusto Palmi? Ma sicuramente, anche perché sono curiosa di vedere che cosa succede una volta prese tutte 107. Oh no, è giorno. Quindi, niente fiammella. Quando si rifarà notte, la riprenderemo. E allora continua il nostro viaggio verso l'altopiano melmoso. Mm-hmm. Andiamo. Do solo un consiglio prima di lasciare. Evitate, ora che abbiamo sbloccato le distorsioni temporali, evitate di andare di spostarvi nel tempo alla base, che potete riposarvi e cambiare il tempo da giorno a notte. Non lo fate perché c'è un timer che fa apparire le distorsioni temporali. Entro 40 minuti appaiono, c'è una probabilità sempre più possibile, poi diventa assicurata. Se cambiate da giorno a notte, il timer si resetta. Quindi se cercate una distorsione temporale, evitate di saltare nel tempo. E nel frattempo un nuovo Pokémon. Hippopotas di Hippoterra. Io ve lo consiglio molto, perché l'evoluzione è molto molto forte. E l'abbiamo catturato. Potrebbe anche entrare nel team Hippopotas, sai, un tipo terra molto molto forte. Infatti ne catturiamo un altro per sicurezza. Eh già, guarda, tanto ce n'è tanti, Bart. Sì. Anche questo è un Pokémon davvero simpatico. Guarda che narici. E l'evoluzione è molto molto forte. E là dietro, è... L'evoluzione? Penso di sì. Sì. Ah, ok. Non capivo di cosa stai parlando. E come si chiama l'evoluzione, Bart? Hippodon. Vediamo. Hippodon. Ok, qua c'è un altro. E direi di andare contro già l'evoluzione, che aiuto, è 46. E è molto aggressivo questo Pokémon Alpha. Andiamo avanti che qua. Ok, eccoci qua. Per sicurezza mi curerei, anche se non so se mi cura la squadra. Io per sicurezza curiamo Golbat, Laxio e anche Roselia. Ok, curiamo tutti direttamente. Curiamoli tutti. Allora, vediamo di dargli anche delle super pozioni. Perfetto, ok, e possiamo prepararci. Ok, andiamo. Ecco Gennaria che ci aspetta. Andiamo con tipo acqua noi. Da questa parte, Bart! Come ti ho accennato, Ursaluna è sì infuriato, ma in qualche recesso della sua memoria deve rammentare ancora il poche passaggio. È per questo che quando suono il mio flauto Memor Day, egli non tarda mai a mostrarsi. È venuto il tuo momento, mostra a Ursaluna quanto vali. Ma non dimenticare che è un Pokémon caro al Team Perla. Non permetterò che finisca in una delle tue Pokéball. Ok, è ora di lottare contro Ursaluna. L'evoluzione nuova di questa generazione di Ursaling. E mi sembra sia di tipo normale terra, quindi l'acqua dovrebbe essere super efficace. Vediamo. Acqua getto. Sì, è super efficace, infatti. Tecnica rapida, occhioni teneri. Ci diminuisce le difese. Ah no, la forza offensiva. Usa lacerazione. Oh, Dewott regge. Ok, abbiamo due mosse che possiamo usare. Quindi usiamo danza spada per aumentare la nostra forza offensiva. Bene.
Poi abbiamo un'altra mossa. Ci curiamo con una bacca cedro. Ok, useremo la cedro. La reggiamo? Perfetto. Ok. Usiamo acqua getto potente. Ok. Uso occhioni teneri e lacerazione, mi sa. Sì. E mi sa che andiamo KO. Ma li abbiamo fatto più di metà vita. Esatto. Ok, potremmo andare un bel po' di Pokémon. Chi mandi in campo, Bart? Possiamo provare a usare Roselia dato che è un nuovo Pokémon. Sì. Ok, usiamo assorbimento. Possiamo usarlo potente. Vediamo quanto danno facciamo. Un bel po'. È super efficace. Se resistiamo un colpo, speriamo di sì. Ah, ok, occhioni teneri. E usa la cerazione, resisteremo? No. No, per poco. E adesso okay, chi mandi? Andiamo Gastly, si può fare. Ok, Gastly. Dato che la cerazione non ha effetto su Gastly, sai perché? Perché è un tipo spettro. Ah, questa sì che è una buona notizia. Andiamo bene, Gas. E lo avveleniamo. Ok. E poi usiamo veleno shock. Ora che è avvelenato, veleno shock cosa dà? Cosa fa? Il doppio dei danni. Ah, sto imparando, hai visto Bart? E sale di livello. Ursaluna, mio povero Ursaluna, la rabbia ti ha logorato ormai. Su, lascia che ti liberi dal male che ti affligge. Ho qui con me una speciale medicina che usiamo noi del Team Perla. Si tratta di un antidoto in grado di sanare sia il corpo sia lo spirito. L'ammazza veleno. È talmente potente da poter essere utilizzato solamente su Pokémon forti e resistenti, come questo Ursaluna. Non sei d'accordo, mio adorato Ursaluna? Ah, sembra che si sia finalmente calmato. Tuttavia, c'è qualcosa che non mi convince. Non emanava luce. Sei perspicace, giovanotto del Team Galassia. Esatto, quando hai placato Cleavor, la luce elevatasi in cielo è stata vista fino a qui. Invece, dal corpo di Ursaluna non è scaturito alcun bagliore. E anche nel mezzo della sua furia non ha mostrato alcuna luminescenza. Inoltre, aveva addosso questa sostanza. Sembrerebbe una sorta di polvere. Quella ragazza del Team Diamante, Maru, perché mai è venuta a riferirmi di Ursaluna? Oibò, stavo per scordare una cosa essenziale. Suona il flauto Memor Day, da bravo. Ursaluna ha imparato la melodia che hai appena suonato. Abbiamo ricevuto la lastra Geo da Ursaluna. Lastra di tipo terra, se usata su un Pokémon in particolare, gli permette di ottenere il potere del tipo terra. Ursaluna ha un talento naturale nello scovare oggetti che si trovano sottoterra. Può cercare tesori e dissotterrare ciò che è sepolto. Ma ora va, giovanotto, e ragguaglia il direttore del Team Galassia su quanto è avvenuto qui. Adesso puoi chiamare Ursaluna e cercare tesori sepolti. Allora, ve lo spiego io adesso come si fa. Freccetta per cambiare, più, ed ecco qui, possiamo cavalcare Ursaluna. Che meraviglia! Come funziona con Ursaluna? Se seguite... quelle più diventano grandi, esatto, quelle
quelle lunette luminose, diciamo. E abbiamo trovato? Vediamo. Un'antica poesia, numero 9. Le antiche poesie sono delle vecchie poesie che si possono trovare sotterrate in giro per tutti i Isui. Dalla calligrafia sembrano attribuibili a un unico autore. Vuoi leggerla adesso? Allora, io e Palmi vogliamo fare un episodio a parte. Ok. Se Palmi è d'accordo. D'accordissimo. Dove le leggeremo tutte. Le prenderemo prima tutte e poi le leggeremo in ordine. Perché per esempio questa è la numero 9. Perfetto, così avranno un senso. Quindi la leggiamo più tardi. Ragazzi, un altro mistero che... a me piace tantissimo. Cosa si può trovare? Si possono trovare anche le pietre, sì, evolutive. Molto importante per noi la pietra brillo per far evolvere Roselia. Ok. E poi si possono trovare le palle di fango che servono per indebolire i Pokémon e altri oggetti. Quindi per cercare alcune pietre evolutive basta usare Ursaluna. Ok, e Ursaluna è anche un bel Pokémon, da avere in squadra, che dici? Ho sì, sentito che è molto resistente. Ok, io direi che per questo episodio è tutto e nel prossimo vedremo cosa da dirci, Soron, per i risultati delle ricerche che le andremo a riferire. Va bene Bart, quindi salutiamo i nostri intanto amici. Intanto c'è un ultimo nuovo Pokémon che non abbiamo catturato. Allora, catturiamo questo Pokémon e poi salutiamo i nostri amici. Yanma, coleottero volante. Si evolverà in Yanmega, che non è un brutto Pokémon. Eccolo lì. Si può anche usare, non è un bruttissimo Pokémon Yanmega. Vabbè, uno l'abbiamo già catturato. Le palle di fango, come vi dicevo prima. Dov'è Yanma? Se lanciate su un Pokémon arrabbiato, lo indeboliranno e avrete tempo per catturarlo. Se troviamo le nostre Pokémon. E catturato. Ok, salutiamo i nostri amici Bart. Quindi salutiamo i nostri amici. E nella prossima puntata vedremo cosa ci dirà il direttore Soron. Ciao allora, e ricordatevi di lasciarci un bel like e di iscrivervi al canale. Alla prossima. Ciao.